Nel mondo si conoscono 37 dipinti di Johannes Vermeer, pittore del Seicento olandese tra i più famosi nella storia dell'arte. Ora, per la prima volta, 28 di essi saranno esposti al Rijksmuseum di Amsterdam, nella più grande mostra mai realizzata su Vermeer, che è stata presentata anche a Milano. È una cosa che abbiamo scoperto solo dopo un anno di ricerca, che non c'è stata mai una mostra monografica su Vermeer al Rijksmuseum. E quando l'abbiamo comunicato che avevamo queste intenzioni insieme al Mauritshuis dell'Olanda e al Frick di New York, tutti i musei hanno reagito in un modo molto entusiasta. I prestatori delle opere, infatti, sono ben 14 musei internazionali, tra i quali il Louvre di Parigi, la National Gallery di Londra, il Metropolitan di New York. E l'occasione dell'esposizione, che ha riunito un numero di dipinti che neppure lo stesso Vermeer aveva mai visto tutti insieme, è stata anche un'opportunità per approfondire la ricerca su di lui e il suo lavoro. Di Vermeer si sa poco e per quello di avere così tanti dipinti insieme, dà la possibilità di veramente avvicinarsi come mai prima all'artista. Abbiamo potuto scoprire come lavorava. Allora la mostra dà più informazioni su quello, si vede proprio il mondo di Vermeer. E poi anche il mondo in cui viveva, che era un mondo molto ispirato dalle scritture dei gesuiti. Scene di vita tranquilla, una luce inimmaginabile che passa attraverso le celebri finestre, donne colte, momenti di vita reale. La pittura di Vermeer ha una forza straordinaria che non si basa sui soggetti rappresentati, ma sulla sua visione pittorica, una visione che al Rijksmuseum di Amsterdam sarà possibile scoprire da vicino a partire dal 10 febbraio del 2023.